L'eruzione più recente, nel 1944, è stata filmata dalle truppe alleate che avevano appena liberato Napoli. Senza sosta, per 3 giorni, la lava scese sulle colture e sulle viti, avvicinandosi alla cittadina di San Sebastiano. Appena a 4,5 km sotto il cratere centrale del Vesuvio, San Sebastiano è storicamente una delle principali vittime. Quasi ogni generazione, a partire dal XIX secolo, ha visto la sua città distrutta. Anche il santo protettore si è rivelato impotente di fronte al disastro. Miracolosamente solo 2 persone sono morte, ma 2/3 delle case sono state distrutte. Gran parte della popolazione restò senza un tetto. Largo 200 metri, il fiume di lava solidificata resta ancora oggi a ricordare il pericolo corso da San Sebastiano. Un uomo ricorda bene. 19enne al tempo dell'eruzione, Raffaele Capasso sarebbe poi divenuto sindaco di San Sebastiano, una carica che ha conservato per 31 anni. E lui ricorda gli avvenimenti del 1944, l'avanzata della lava in città per la sua nipotina di 10 anni. Ma gli potrebbe eruttare il Vesuvio? Sì, adesso dorme da 42 anni circa. Non si è vista mai una così lunga dormita del vulcano. E va avanti. Ma noi dobbiamo far conto sugli scienziati per essere avvertiti in tempo. Sotto la guida del sindaco Capasso, San Sebastiano è diventata oggi una vivace città piena di traffici. Ancora giovane, egli convinse la sua gente a non abbandonare la città, ma a ricostruirla. E San Sebastiano è stata ricostruita proprio sopra la lava. Quello che potrebbe essere un ricordo degli orrori del passato si alza come se fosse un monumento spontaneo della tenacia e del valore della gente. Spesso viene citata questa frase del sindaco Capasso: «La forza dell'uomo è più grande della forza del vulcano». Questo sindaco ha veramente trasformato il suo paese in un caso simbolico. Case moderne e ville, alberi appena piantati, aria pura di montagna, attirano nuovamente la gente. Prima dell'eruzione vivevano qui 4.000 persone. Oggi ce ne sono 2 volte tante. E San Sebastiano è solo uno dei 14 centri che affollano le pendici del Vesuvio. Due volte l'anno, quelli che vivono all'ombra del Vesuvio si raccolgono nel Duomo di Napoli per un rito antichissimo, il miracolo di San Gennaro, il santo protettore. San Gennaro, martirizzato nel 305 d.C., si dice che abbia salvato la regione dalle carestie, dalle epidemie e dal colera, ma soprattutto la protegge dalle ire del Vesuvio. Una piccola quantità di sangue secco è conservata nel Duomo. Il fedele crede che se il sangue torna ad essere liquido, il Vesuvio lascerà in pace Napoli per un altro anno. Qualche volta il miracolo non si è verificato, per esempio nel 1979. Allora, nel 1980, un tremendo terremoto colpì la zona che non si è ancora ripresa. Quasi 3.000 persone morirono. 100.000 restarono senza casa.
Il miracolo è avvenuto. Il Vesuvio, nella convinzione dei fedeli, non porterà danni per un altro anno. Offrono preghiere di ringraziamento. Le loro radici sono in questa terra, la patria amata, e ancora una volta San Gennaro offrirà la sua protezione. Con rinnovata speranza in questo giorno luminoso, è tempo di riflettere, di guardare al futuro, di festeggiare. Eppure, anche se la gente esulta, nei volti di oggi si specchiano i volti del passato, il volto di chi vive, il volto di chi è morto. Nel 1632 il viceré di Napoli avvertì: figli, figli dei figli, udite, vi avverto, prima o poi questa montagna prenderà fuoco, allontanatevi più che potete. Eppure la gente ancora ritorna sui fianchi della montagna, addirittura torna a costruire nuove città più in alto su questi pendii ampi e fertili. Negli anni a venire, gli scienziati continueranno ad essere attratti dalle cittadine del Vesuvio per affrontare più a fondo i misteri del passato, per ragionare sulla sorte di chi è morto. Forse la scienza offre un po' di speranza per il futuro, quando la natura potrà essere finalmente domata. Questa gente all'ombra del Vesuvio è stata definita coraggiosa da alcuni, folle da altri. Sarà la storia a giudicare. Per ora un solo fatto è certo. Anche se la tragedia viene appena percepita, il suo spettro resta ben vivo. Molto tempo dopo che il sole è scomparso dal cielo, l'ombra della montagna continua ad allungarsi.